Buonasera a tutti e benvenuti a questo convegno a distanza sul tema coronavirus a Brescia in Valle Trompia. Ringrazio tutti gli ospiti presenti che parteciperanno a questa iniziativa di Uniben che mira a dare le giuste informazioni e raccomandazioni su un tema emergenziale che sta toccando tutti, sta toccando le nostre comunità e uno sguardo particolare, un ringraziamento a chi interviene in prima linea. E permettetemi di ringraziare il professor Castelli, il dottor Massimo Crippa e il dottor Pierangelo Guizzi che con noi stasera porteranno i loro contributi e naturalmente la dottoressa Indelicato di ASSET che assieme a chi ho citato ci porteranno i loro contributi per informarci, per dare alcuni consigli e soprattutto per condividere insieme un periodo molto difficile che ha toccato i comuni, che ha toccato il mondo sanitario soprattutto e ha toccato le intere nostre comunità. Un ringraziamento particolare anche alla nostra Civitas e al Presidente del distretto dell'ambito distrettuale Gianmaria Giraudini che con Comunità Montana collabora quotidianamente per promuovere le politiche socio-sanitarie sul nostro territorio. Io non mi dilungo più di tanto perché gli interventi che seguiranno saranno sicuramente molto più utili rispetto ai miei saluti, ma ci tenevo a aprire questo convegno e ringraziare perché ci date questa opportunità di affrontare con voi questo periodo difficile. Grazie e darei la parola al dottor Pierangelo Guizzi per poter illustrare la serata e il convegno che mettiamo insieme. Prego. Grazie Presidente, e grazie anche per la vicinanza di Comunità Montana a questo evento e a tutti gli eventi che nel territorio sono sempre presentati, e anche al professor Giraudini che rappresenta la conferenza di tutti i sindaci del territorio. Allora, ringrazio e saluto tutti voi che siete collegati per condividere con noi questo incontro che ha per tema Coronavirus a Brescia in Valle Trompia. Questo incontro vuole essere un dialogo chiaro, preciso, con persone che quotidianamente hanno a che fare con il virus, quindi dei professionisti che si dedicano quotidianamente, che hanno il polso ogni giorno, ogni ora, ogni minuto con la situazione reale del nostro territorio e della città. Prima di presentare gli ospiti, che sono già stati in parte presentati anche dal Presidente, vorrei fare in modo di presentare anche Uniben per alcune persone che magari non conoscono questa organizzazione. Uniben, Università del Benessere, nasce lo scorso anno fortemente voluta da Civitas, che è l'associazione partecipata da tutti i 18 comuni della Valle Trompia, che ha come scopo la salute del territorio e la prevenzione della salute. Devo ringraziare a questo proposito in modo molto forte la dottoressa Dalola, che è direttore generale di Civitas, che con tutto il suo team è stata fondamentale per far partire l'organizzazione di questa Università del Benessere. Hanno sostenuto questa organizzazione, e vi devo ringraziare, tutte le principali realtà sanitarie e sociosanitarie della città e del territorio. Sto parlando di ASST Spedali Civili di Brescia, di ATS di Brescia, dell'Università degli Studi di Brescia. Sto parlando anche della Comunità Montana e di tutti i comuni della provincia di Brescia. Inoltre hanno aderito e sostenuto questa associazione, questa organizzazione, alcune fondazioni e associazioni private. La Fondazione della Comunità Bresciana, la Fondazione Erminio Bonatti e l'Officina Culturale Triumplina, che ringrazio in questa sede. Uniben è un'università itinerante, cioè è una università che si occupa di benessere. Benessere inteso secondo la definizione nuova dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non solo come mancanza di malattie organiche, ma anche un benessere di tipo relazionale ed emozionale, quindi una salute della persona a 360 gradi.
È itinerante perché ha organizzato, organizza e organizzerà in futuro degli incontri con professionisti del benessere in vari territori della Valle Trompia. Alcuni li abbiamo già organizzati l'anno scorso e all'inizio di quest'anno, poi la pandemia ci ha costretto a sospendere questa iniziativa, che riprenderà non appena sarà finita. E in questo momento, come Uniben, volevamo essere vicini alla popolazione, dando la possibilità ai nostri cittadini di avere delle informazioni chiare e precise sulla situazione, sullo stato dell'arte circa questa pandemia. Quindi attraverso degli ospiti molto competenti, che peraltro saranno a disposizione per anche delle domande fatte dalla platea. Ringrazio quindi gli ospiti che sono presenti, in primis la dottoressa Anna Maria Indelicato, direttore sociosanitario dell'azienda SST Spedale Civile di Brescia, il professor Francesco Castelli, direttore della clinica universitaria e dell'unità operativa complessa di malattie infettive della SST Spedale Civile di Brescia, e referente aziendale per i pazienti Covid, il dottor Massimo Crippa, primario facente funzione dell'unità operativa complessa della medicina di Gardone Valtrompi, e referente del presidio per i pazienti Covid, la dottoressa Lucia Cancarini, che è responsabile del consultorio di Civitas. Volevo dire solo un'ultima cosa: è nostra convinzione che la cultura, la conoscenza vadano condivise, per cui noi questa sera siamo qui proprio per condividere con voi questa conoscenza. Mi permetto inoltre di ringraziare per ultimo l'organizzazione Aiutiamo Brescia, mi sento proprio di doverla ringraziare, perché in questo momento di pandemia, già da marzo, organizzazione nata da una unione fra la Fondazione della Comunità Bresciana e una collaborazione col Giornale di Brescia, ha sostenuto tutti gli ospedali della nostra provincia e anche il territorio, ed è stata ed è comunque una organizzazione fondamentale, importante per poter sostenere questo momento faticoso per tutti. Darei a questo punto la parola alla dottoressa Lucia Cancarini, che è responsabile dei consultori di Civitas. Prego, dottoressa. Ecco, riprendendo il concetto di benessere che Uniben porta avanti e che il dottor Guizzi ci ha ben illustrato, in questi mesi abbiamo visto quanto questa epidemia ha minato non solo la nostra salute fisica, ma ha portato con sé anche delle fatiche psicologiche, emotive e anche relazionali. Quasi come se l'incertezza, questo senso di impotenza e il timore generato dalla pandemia ci avesse reso tutti un po' più fragili nella gestione proprio delle cose quotidiane. Civitas, insieme ai nostri soci, i 18 comuni e la comunità montana della Valle Trompia, ha attivato da marzo uno sportello di supporto a cui stanno chiamando moltissime persone. Alcune di queste persone che ci chiamano portano purtroppo dei sintomi, quindi parliamo di attacchi di panico, ansia, angoscia, depressione sotto soglia, somatizzazioni. Altre persone invece ci portano più delle fatiche che in alcuni casi sono legate a una perdita dovuta appunto al Covid, quindi al dolore che appunto questa ha provocato, ma anche ad essere stati malati in prima persona, molto spesso con la paura anche di contagiare i propri familiari e chi ci sta vicino, senza parlare di tutte quelle situazioni di stress lavoro correlato, soprattutto per quanto riguarda gli operatori sanitari che operano in prima linea quotidianamente, o anche chi opera a contatto con il pubblico. Sicuro l'incertezza economica e lavorativa di questo periodo ha fatto sì che le persone si sentano più insicure, più incerte rispetto a progetti per il futuro. E ancora, in alcuni casi, le relazioni familiari sono state più stressate o al contrario interrotte proprio dalla situazione del lockdown che abbiamo vissuto tutti.
Per quanto riguarda i ragazzi più giovani o i bambini, spesso la fatica più grossa è quella della perdita del supporto amicale, l'interruzione delle attività ricreative, delle attività sportive che sono così importanti per loro. Stiamo incontrando infatti anche tanti genitori che cerchiamo di aiutare a contenere le legittime preoccupazioni circa la serenità dei loro figli. Cerchiamo di fare in modo che loro siano i primi ad accogliere e a normalizzare anche le reazioni emotive che i bambini possono avere in questo momento e ad aiutarli a capire che è importante, quanto sia importante che i bambini si sentano liberi di porci le loro domande, a cui i genitori devono cercare di rispondere con parole chiare e rassicuranti. Da settembre abbiamo coinvolto ancora di più la rete del territorio, abbiamo fatto ancora più rete con la nostra SST, gli ospedali civili di Brescia, e abbiamo coinvolto i medici di base e i farmacisti del nostro territorio. In primis per offrire supporto a loro, perché appunto sono loro che lavorano in prima linea tutti i giorni. E poi perché i medici e i farmacisti rappresentano un ponte tra le persone che portano un bisogno e il nostro sportello. Proprio perché questo servizio è del territorio ed è stato costruito insieme ai comuni della valle, le persone ci chiamano anche proprio per conoscere i numerosi servizi che i comuni hanno strutturato e stanno tuttora mettendo in campo a supporto di tutti in questa situazione. Prima di ridare la parola al dottor Guizzi, che poi introdurrà uno a uno i relatori, vi ricordo nuovamente che è possibile fare delle domande durante il corso della serata, inviando un messaggio anche WhatsApp al numero che state per vedere. Va bene. Allora, siamo in un momento difficile in cui a volte anche la percezione della gravità della situazione non raggiunge i livelli dovuti. I numeri a volte sono letti in modo ottimistico e a volte in modo pessimistico, quindi non c'è sempre chiarezza su quello che ci sta succedendo intorno. E le persone spesso ci chiedono com'è realmente la situazione, quasi come se fossero convinti che quello che sentono non sia vero. Abbiamo quindi stasera la possibilità e la fortuna di avere con noi il professor Francesco Castelli, che prima ho presentato, che è uno dei massimi esperti in assoluto su questa tematica, sul problema del Covid, che ci farà certamente chiarezza attraverso la sua relazione. Ringrazio la dottoressa Cancarini per la sua chiara relazione. Introduco il professor Francesco Castelli, che ha facoltà di parlare. Grazie, grazie al dottor Guizzi e agli organizzatori. Io posso chiedere a qualcuno se mi carica la presentazione delle slide che è stata inviata, per gentilezza. Meraviglia. Perfetto. Ecco, allora, a me tocca fare, ha detto chiarezza. Io ringrazio Pierangelo Guizzi. Chiarezza, cercherò di fare del mio meglio. Esistono ancora degli aspetti di incertezza. Se posso avere la prossima diapositiva, gentilmente. Posso chiedere la prossima diapositiva per cortesia? Ecco, gli aspetti di chiarezza partono da lontano e partono da quello che il mondo ci ha insegnato. Questo lo dico perché da infettivologo posso affermare che troppo presto ci siamo dimenticati delle malattie infettive. Queste sono cose vecchie, naturalmente si va indietro nei secoli, però ci ricordano che i microrganismi, i virus, i batteri, le epidemie, le pandemie sono ancora un rischio reale che noi abbiamo, e quando dico noi parlo di società occidentale, abbastanza dimenticato.
la prossima gentilmente, anche perché soltanto in questo secolo, se venisse la prossima diapositiva, vi direi che cosa è successo. Perfetto. Ecco, soltanto in questo secolo noi abbiamo avuto tutte queste minacce infettivologiche al mondo, partendo dalla vecchia SARS che ci aveva fatto così tanta paura, ma che aveva provocato tutto sommato un numero di morti, guardate l'ultima colonna, relativamente modeste. E poi l'influenza aviaria, e poi la meningite dell'Africa occidentale, e poi è arrivato l'Ebola, e poi è arrivato lo Zika, e poi è arrivato il colera. Quasi fossero tutte prove per una pandemia, per un'infezione che avrebbe interessato tutti i continenti. E questo si è verificato con il Covid-19. Covid-19, che deve il suo nome e il suo numero, 19, all'anno 2019, quando si è verificato i primi casi alla fine dell'anno, novembre-dicembre, lo sapete tutti, in Cina. E che oggi, questi sono i dati di oggi, ha causato 48 milioni di casi, e 1.200.000 morti, ponendosi come grandezza allo stesso livello delle grandi pandemie del passato. La prossima, per gentilezza. Allora uno si chiede come mai scoppia una pandemia, perché da un giorno con l'altro saltano fuori lo Zika, l'Ebola, la SARS, il Covid. Ecco, sono state avanzate le teorie più bizzarre, più complottiste, più artificiali. In realtà per noi infettivologi è un evento in qualche modo quasi atteso, quando un virus del mondo animale, solitamente nell'ambito del mondo dei pipistrelli, che hanno delle caratteristiche del loro epitelio respiratorio abbastanza simili alle nostre, ecco, quando un virus del mondo animale direttamente passa all'uomo, o direttamente da pipistrello all'uomo, o attraverso un ospite intermedio, un altro animale. Per la SARS del 2003 forse era lo zibetto, qui si parla di un altro animale che si chiama pangolino, ma tutto sommato poco importa. Nel momento in cui il primo uomo è infettato e nel momento in cui il virus ha acquisito delle caratteristiche di trasmissione, ecco che può trasferirsi alla comunità. E naturalmente tutto questo è favorito dai viaggi, dalla mobilità, dall'incremento demografico e dalla unione, spesso commistione, di specie animali diverse. Spesso infatti nel pipistrello convivono virus che sono in qualche modo dei ricombinanti di specie animali diverse. La prossima, per piacere. E questo si è verificato. Il primo uomo probabilmente è stato infettato nella città di Wuhan, città che tutti noi abbiamo imparato a conoscere, magari senza averla conosciuto prima. La prossima, gentilmente. E tutto questo infatti si è verificato a dicembre. Le prime polmoniti inspiegate. Mi spiegate perché non vi si trovava una causa. Il mondo è stato allertato all'inizio di gennaio del 2020, inizio di quest'anno. E subito i colleghi cinesi hanno identificato il virus e poi, fino ad arrivare all'11 di marzo, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia. Pandemia significa che oramai l'infezione ha raggiunto tutti i continenti. Pan vuol dire tutto, e demos vuol dire popolo, cioè tutti i popoli del mondo. E da lì è storia recente. La prossima, per piacere. Fino ad arrivare a quello che vedete adesso su questa tavola e che vi fa vedere i numeri. I numeri che sommati fanno quei famosi 48 milioni di cui vi parlavo prima. Certamente le Americhe. L'America del Nord, lo sappiamo dai nostri telegiornali, ma anche l'America del Sud. E poi l'Europa. L'Europa è quella, è la parte, la componente verde chiaro di questa diapositiva. E se vedete il grafico sulla destra, è la componente che oggi è quella principale. Certo, è iniziato nel sud-est asiatico. Nel sud-est asiatico, in qualche modo, l'epidemia, la pandemia, è stata controllata con delle misure drastiche. Poi le condizioni, soprattutto di viaggio, di mobilità,
ha fatto sì che raggiungesse tutti i continenti. Miracolosamente l'Africa, nonostante la fragilità dei suoi sistemi sanitari, è ancora il continente che segnala ufficialmente il minor numero dei casi. La prossima, per piacere. E questi sono i dati di 2 o 3 giorni fa italiani. Purtroppo questa pandemia ha fatto quasi 40.000 decessi nel nostro paese e la Lombardia, in termini di numero di casi, come vedete, è la prima provincia d'Italia, 224.000 decessi, seguita poi dal Piemonte, dalla Campania e così via. Se guardate la parte inferiore destra della diapositiva, vedete purtroppo il numero dei contagi e la curva epidemica. Non vi dico niente di nuovo perché è quello che ci dicono tutti i giorni i telegiornali. La prossima, per piacere. Quando è entrato in Italia il virus? Noi non lo sappiamo con assoluta certezza. Sappiamo solo, mi spiace che le diapositive sono in inglese, ma credo che siano abbastanza comprensibili, sappiamo solo che il primo caso si è verificato, è stato riconosciuto il 20 di febbraio a Codogno, la prima di quelle colonnine gialle. Però se voi vedete le colonnine rosse che vanno indietro nel tempo, questi sono i casi che sono stati ricostruiti e che ci fanno, costruiti seguendo la catena dei contagi e dei contatti, che ci fanno ipotizzare che il virus fosse già circolante nelle nostre popolazioni, soprattutto lombarde, alcune settimane prima, probabilmente dalla metà di gennaio, anche se il giorno esatto evidentemente nessuno lo sa. La prossima, per piacere. E questa è la situazione dei contagi. Voi vedete una prima gobba, che è quella, la prima curva, che è quella di marzo, febbraio, marzo-aprile, e poi vedete adesso. Quella di adesso sembra peggiore, addirittura rispetto all'ondata di marzo, però cercate di leggere i dati. I numeri che voi contate nella prima curva epidemica sono i numeri sostanzialmente dei malati, i numeri che purtroppo si contavano negli ospedali e poco più perché non si riusciva a fare il tracciamento dei contatti sul territorio. I numeri molto più alti che vedete adesso considerano anche le persone che sono tracciate sul territorio, quindi non solo i malati. Questo era soltanto per dirvi che le due curve non sono comparabili. Non voglio sminuire assolutamente la criticità del momento attuale, voglio solo dire che le due curve sono difficilmente comparabili. La prossima, per cortesia. Questa è l'età media. L'età media, vedete che all'inizio era alta, dei casi di malati, e poi è scesa. È scesa perché? Perché pian piano, e soprattutto durante i mesi estivi, le persone contagiate non erano più, e malate soprattutto, non erano più le persone anziane, ma anche a seguito del tracciamento che veniva fatto a livello nazionale erano soprattutto le persone di età più giovanile. E come sappiamo la gravità della malattia è inferiore in età giovanile, e quindi apparentemente si parlava soprattutto di contagiati con pochi malati. E anche perché durante l'estate naturalmente c'è stata una comprensibile voglia di evasione, di socializzazione, che è stata soprattutto a carico delle fasce giovani adulti. Come vedete, purtroppo adesso la curva sta salendo in termini di età media e questo ci porta anche a dei casi più gravi perché la gravità in qualche modo funziona dell'età. La prossima, per gentilezza. Ecco, qualcuno può chiedersi, ma quando noi sentiamo la televisione oggi 30.000 casi, oggi 40.000 casi, oggi 20.000 casi. Chi sono questi casi? Sono dei malati, sono degli asintomatici. Voi avrete sentito in televisione di tutto e di più e io non voglio aumentare la confusione. Voglio soltanto dirvi che i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono quelli che sono riportati in diapositiva per il periodo 12-25 ottobre, ci dicono che in quel periodo ci sono stati 168.000 casi. Di questi 168.000 casi, che sono quelli che voi avete sentito giorno dopo giorno fino a totalizzare questa cifra, 50.000 erano con sintomi, cioè persone malate. 37.000 erano persone che sono state identificate a seguito del tracciamento attivo dei contatti a partire dai casi malati.
e 44.000 erano persone che a seguito dell'esecuzione del test per uno screening, screening per entrare in ospedale, screening per il personale scolastico, screening per il personale sanitario, è risultato positivo. Quindi sostanzialmente il numero dei malati è certamente elevato in crescita, il numero, e però esiste una quota significativa di casi che sono contati, che sono contagiati e che sono per fortuna trovati dalle strutture del territorio. Dico per fortuna perché questo vuol dire l'isolamento dalla comunità e l'interruzione della catena del contagio. La prossima, per gentilezza. La prossima ancora, faccio ancora un click, perfetto. Lombardia. Allora, la Lombardia sta peggio delle altre regioni? Adesso siamo in zona rossa, perché siamo in zona rossa? Qualcuno bronto dice sì, no. Io posso soltanto dirvi, se guardate la seconda colonna, incidenza cumulativa per 100.000 abitanti, la Lombardia ha 1.600 contagiati dall'inizio dell'epidemia per 100.000 abitanti. Ecco, voi potete confrontarlo con quello delle altre regioni e vedete che più della Lombardia c'è solo la Valle d'Aosta, che peraltro ha una popolazione evidentemente molto più limitata, e quindi la nostra situazione come incidenza cumulativa è elevata. Se guardate l'ultima colonna, cioè il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni, invece vedete che ci sono addirittura regioni, questi sono dati aggiornati al 25 ottobre, perché vengono aggiornati ogni 14 giorni, ecco che la Lombardia è stata raggiunta da tante altre regioni. Il complesso di 21 indicatori, questo che vi sto facendo vedere è solo uno, ha dato all'Istituto Superiore di Sanità e al Ministero gli elementi per poter identificare le regioni che sono considerate più a rischio. La Lombardia è una di queste. La prossima, per piacere. E questo ve lo dice. La Lombardia è tutto ciò che è a destra della striscia tratteggiata significa che ha un tasso, si chiama RT, questo è un po' difficile da spiegare, ma sostanzialmente è il numero di persone che probabilisticamente viene contagiata da un singolo persona contagiata. Purtroppo la Lombardia ha uno degli RT maggiori, perché se vedete il pallino centrale a quella barretta, che sono i limiti fiduciari, è superiore a 2. Ideale per controllare l'epidemia è che sia inferiore a 1, quindi la linea tratteggiata. Vedete che purtroppo la stragrande, oserei dire tutte le regioni italiane, oggi sono sopra la fatidica soglia dell'1, qualcuna di più, come purtroppo la Lombardia, qualcuna di meno. Noi dobbiamo far rientrare tutte le regioni con un RT al di sotto dell'1, perché se una persona contagia probabilisticamente meno di un'altra persona, l'epidemia si autoestingue. La prossima, per piacere. E queste sono le stesse curve che vi ho fatto vedere prima per la Lombardia, quindi non le commento, le ho soltanto messe per far vedere che il tipo di curva è identica. C'è minore differenza forse tra la prima e la seconda ondata, ma perché noi avevamo già avuto un'ondata ampia nella prima fase. La prossima, per gentilezza. Ecco, questo è un po' più complicata da spiegare come diapositiva, perché voi vedete tutte le province lombarde, da Varese in alto a Bergamo in basso, Brescia è la penultima. E poi vedete delle date, e poi vedete dei colori. Quanto più scuro è un colore, quanto maggiore è la intensità dell'epidemia in quel momento, in quella data. Allora, voi vedete che nella prima fase, soprattutto colpite, quindi con un colore più scuro, era la provincia di Lodi, Codogno è lì, era la provincia di Cremona, che ha preso immediatamente subito dopo Lodi, e poi Brescia e Bergamo. Le altre province, soprattutto Varese, Sondrio, guardate Monza, guardate Milano, all'inizio dell'epidemia sono state colpite di meno. Guardate invece sulla destra di questa diapositiva cosa sta succedendo adesso. Le province che inizialmente erano meno colpite, fate l'esempio di Monza e di Milano, adesso sono diventate più scure delle province che inizialmente sono state più colpite. Guardate Brescia, guardate Bergamo. Significa qualcosa questo?
è certamente un punto di domanda che abbiamo, e ci sono due potenziali spiegazioni a questo. La prima spiegazione è che le province che sono state più colpite all'inizio hanno comportamentalmente imparato per paura, per timore, perché hanno vissuto già il dramma di quello che vuol dire, a mantenere meglio le misure di precauzione. Ma poi c'è una seconda ipotesi, e cioè che le province colpite inizialmente abbiano avuto un numero così elevato di contagiati, magari non malati, perché sapete che la malattia, non tutti i contagiati si ammalano per fortuna, soltanto una minoranza, che si sia creata un numero di persone che sia già stato contagiato, che sia in qualche modo immune, anche se lo dico tra virgolette perché il significato di questa parola per la malattia da Covid ancora non lo conosciamo, che è meno recettiva. La prossima, per piacere, e se voi noi facciamo un focus ancora maggiore sulla nostra provincia, voi vedete qui, nella figura a sinistra, i comuni che della nostra provincia sono stati più colpiti nella prima fase, periodo febbraio-luglio. Vi dicevo che veniva da Lodi, che veniva da Manto, da Cremona, quindi non è un caso che sia stata la bassa bresciana che abbia sofferto il maggior numero di incidenze. Incidenza vuol dire il numero di casi su malati. E non è dunque un caso anche che sempre nella bassa, diciamo, ci sia una maggior percentuale di persone con gli anticorpi, ed è la figura in mezzo. Quello che stiamo vivendo adesso invece si capovolge. Vediamo una maggiore incidenza, maggiore sempre in rapporto alla popolazione naturalmente, nelle aree che prima erano meno colpiti, quindi le valli, e una minore incidenza nella fascia bassa. Fascia bassa forse perché la prevalenza degli anticorpi, la proporzione di persone con anticorpi è maggiore. La prossima, gentilmente. Ecco, questo è solo per dire, ma non voglio rubarvi troppo tempo, e se voi guardate soltanto la parte a destra della tabella, questo è purtroppo la letalità, cioè il numero di morti sul numero di malati che dà il Covid. Ecco, se vedete per classi di età, e lo vedete sulla prima colonna a sinistra, le persone giovani hanno una malattia più lieve, con un tasso di letalità molto inferiore. Poi vedete che però a partire dalla classe di età 60-69 questo tasso di età si aumenta, 9,5, poi 24,8 nel decennio successivo e poi 33,5 nel decennio successivo ancora. Purtroppo l'età è certamente uno dei fattori che rende questa malattia più grave. La prossima, per gentilezza. E questa è un'altra cosa un po' triste. Poi chiedo al dottor Guizzi di dirmi quando mi mancano 2 o 3 minuti perché non vorrei annoiarvi troppo. Questo che voi vedete è una mappa che indica l'eccesso di mortalità. Eccesso di mortalità significa che ogni anno, per ogni settimana, noi ci aspettiamo un numero di decessi dovuto a tutte le malattie, malattie cardiovascolari, neoplastiche, tutto. Quando ci si scosta molto da questo valore atteso, si parla di eccesso di mortalità. Ecco, nella settimana dalla 12esima alla 18esima dell'anno 2020, quelle nazioni che voi vedete colorate in blu scuro, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi, hanno avuto un grande eccesso di mortalità, dovuto a patologie che magari col Covid non c'entravano niente, ma avendo il Covid messo praticamente a durissima prova il sistema sanitario, molte persone non hanno potuto avere accesso a cure che avrebbero potuto forse ridurre il tasso di letalità. La prossima, per gentilezza. Come si trasmette il coronavirus? Ovviamente lo sapete tutti. Vi dico soltanto 2 strade, la strada alta, dopo che uno tossisce o comunque emette particelle, queste particelle entrano in alcune goccioline che si chiamano droplet e vengono inalate. E questa è la via classica. La seconda via, che vedete sulla parte bassa della diapositiva, è che queste particelle che contengono i virus si depositano sulle superfici e quando queste superfici vengono toccate
e quando poi si porta le mani alla bocca, ecco che si ottiene lo stesso risultato di portare il virus. La modalità di trasmissione è di gran lunga più importante, quella superiore evidentemente, ma anche quella inferiore. La prossima, per gentilezza, dico anche quella inferiore può avere una sua importanza. Uno può chiedersi, ma come mai siamo riusciti a fermare la SARS e non siamo riusciti a fermare la SARS-CoV-2, cioè il COVID? Purtroppo tra queste due malattie, entrambe date da virus molto simili, cuginetti perché si chiamano coronavirus entrambi, c'è una differenza fondamentale. Nella SARS del 2003 la contagiosità della persona infetta iniziava dopo l'esordio dei sintomi. Questo voleva dire che se io isolavo tutte le persone sintomatiche, avevo risolto, comunque combattevo efficacemente la diffusione del virus. Purtroppo, questa diapositiva non sto a spiegarvela, ma serviva a me per ricordarmi di dirvelo, con la SARS-CoV-2 la contagiosità può iniziare fino a 2 giorni prima l'inizio dei sintomi. Quando una persona, seppur contagiata, sta bene. Voi capite qual è la differenza sotto il profilo di sanità pubblica? Perché isolare una persona con i sintomi, identificare una persona con i sintomi, è più facile che ipotizzare che una persona, qualsiasi nella popolazione, possa essere infetta. E il fatto che una persona possa essere contagiosa, anche 2 giorni prima l'esordio dei sintomi, è alla base della strategia che usano oggi tutte le ATS, compreso quella di Brescia, per tracciare i contatti. Laddove si identifica un contagiato, si chiede al contagiato con chi ha avuto contatti anche nelle 48 ore prima dell'esordio dei sintomi per poter identificare possibili persone come contagi secondari. La prossima, gentilmente. Questa passiamola via perché ci porta lontano, non ci dice molto. Ecco. E questa era solo per dirvi una immagine forse un po' terroristica che vi fa vedere come anche la mettere mani contaminate su oggetti e su superfici possa essere una modalità di veicolo. Questo è il motivo per cui si chiede di lavarsi le mani, di sanificarsele prima di entrare da qualche parte, prima di avere dei contatti sociali. La prossima, per gentilezza, e mi avvio alla conclusione, questa non mi dice niente di nuovo, era soltanto per dire che come progredisce la malattia. Per fortuna i casi gravi sono soltanto il 5% si stima di tutti i contagiati, un 15% ha sintomi, un 5% sono gravi e la grande maggioranza no. Questo non vuol dire che la cosa non sia grave, perché evidentemente se io ho 10.000 contagiati, il numero di persone che hanno malattie e malattie gravi, seppure è una proporzione di questi 10.000, è senz'altro significativo. Se invece a 10.000 parliamo di centinaia di migliaia o di milioni, come nel caso verosimilmente italiano, capite cosa questo possa voler dire. La prossima, per gentilezza. E questo è solo per dirvi che noi pensiamo sempre alla Covid come una malattia del polmone, ma in realtà interessa tutti gli organi, anche se il polmone in particolare, cuore, fegato, rene, cervello, cute, eccetera, eccetera. La prossima, che deve essere anche forse l'ultima o la penultima, la prossima ancora, questo la possiamo saltare, e da qui la prevenzione. Mascherine, 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 distanziamento, 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 sanificazione delle mani. E io aggiungerei anche temperatura permettendo, ventilazione dei locali. Tutto ciò è quello che ci protegge. Naturalmente poi non spettano a me le considerazioni di natura sociale e economica sul lockdown. Io posso fare, essendo infettivologo ed epidemiologo, solo una considerazione dal mio punto di vista. Queste sono le uniche modalità con cui si possa prevenire le epidemie e questo ce lo insegnavano già gli antichi, questo ce lo insegnava già Venezia quando nel 1400 avevi istituito la quarantena, questo ce lo insegnavano i nostri antichi, ma non c'è altro modo da fare. E ovviamente questa è la modalità con cui una persona protegge se stesso, ma vorrei ribadirlo, protegge la comunità. Le mascherine che noi portiamo, se le portiamo tutti,
riducono il virus nell'ambiente in maniera estremamente significativa. Quindi un nostro piccolo gesto, un nostro piccolo fastidio di portare la mascherina, e il dottor Guizzi e il dottor Crippa sanno che per i medici questo vuol dire tenerla 12 ore al giorno, è un qualcosa che facciamo in parte per noi stessi, ma soprattutto per i nostri cari e per la comunità nella quale viviamo. Se tutti facciamo il nostro piccolo dovere con il nostro piccolo fastidio della mascherina e il distanziamento, ecco che io sono sicuro che riusciremo a vincere questa battaglia. E io mi fermerei qui e mi scuso se ho preso forse dei minuti che non mi aspettavo. Ringrazio molto il professor Castelli, al quale avremmo anche dedicato più tempo, vista la interessantissima relazione. Direi mi complimento per la grande chiarezza e per la grande capacità nota sua di rendere semplici le cose molto complicate. Quindi grazie davvero perché ci ha illuminato su un tema che veramente a volte è molto confuso. Passerei la parola ora, avendo visto la situazione generale anche della nostra provincia, farei fare un focus più concentrato sul nostro territorio, cioè sulla Valle Trocchia. Quindi chiederei al dottor Massimo Crippa, che è primario facente funzione della Unità Operativa di Medicina dell'ospedale di Gardone e referente del presidio per i pazienti Covid, di tracciarci un po' quella che è la situazione attuale, reale del presidio del nostro ospedale e anche del nostro territorio della Valle Trocchia. Prego, dottor Crippa. Buonasera a tutti, ringrazio il dottor Guizzi per questo gradito invito, saluto la dottoressa Indelicato e saluto il professor Castelli che è il nostro referente, il nostro coordinatore, e vorrei approfittare proprio per ringraziarlo pubblicamente di cuore per il grandissimo supporto scientifico in prima battuta ma anche organizzativo che sta fornendo a me in qualità di responsabile del reparto di medicina, ma anche a tutti i miei colleghi che ancora una volta insieme al personale infermieristico e agli operatori sanitari hanno dimostrato di essere prontissimi ad affrontare questa seconda ondata e sempre con la solita abnegazione e determinazione che hanno già dimostrato ampiamente nel corso della prima pandemia quando siamo stati travolti da questo tsunami. Fatto questa premessa, il mio oggi è solo un compito di relazionare su come è organizzato il nostro presidio e in particolar modo il nostro reparto di medicina. In accordo con la direzione strategica e con il professor Castelli abbiamo deciso di sdoppiare il reparto di medicina in una medicina quindi per acuti che rimane ubicata storicamente al 10° piano. Chiaramente abbiamo dovuto ridurre un pochettino i posti letto, ma in un numero sufficiente per garantire la continuità di cura a quei malati cosiddetti bianchi, puliti, che non sono affetti da Covid, perché non dobbiamo dimenticarci che esistono anche altre patologie al di là del coronavirus, e soprattutto per il reparto di medicina sappiamo come in inverno la riacutizzazione di patologie croniche porti molti pazienti in ospedale e questi giustamente devono essere curati con gli stessi standard di cura e in piena sicurezza. Abbiamo creato un reparto invece chiamato Medicina Covid, allocato all'8° piano, in un'area completamente blindata e giustamente separata dal resto dell'ospedale. Questo chiaramente avviene già a partire dalla porta d'ingresso, mi riferisco al pronto soccorso che già da tempo con il dottor Poli ha suddiviso le aree in area Covid e in area non Covid, pazienti attraverso dei percorsi, dei corridoi e ascensori dedicati salgono in reparto per poi compiere a ritroso questo percorso quando vengono dimessi. Oggi come oggi abbiamo 25 posti letto a disposizione, che proprio questa sera sono arrivati gli ultimi due pazienti da Milano, quindi abbiamo proprio saturato questa sera. E devo dire che sono pazienti di età media di 74 anni, sono pazienti che prevalentemente provengono da altre parti del territorio bresciano, non proprio dalla Val Trompia, ne abbiamo solamente 6 che provengono dalla bassa Val Trompia, e solamente 4 sono stati ricoverati perché autopresentatisi in pronto soccorso. Questo per certi versi lo dico perché può essere rincuorante il fatto che è vero che ci sono dei contagiati anche nella nostra zona, però questo significa che il medico di medicina generale della Val Trompia sta facendo un grande lavoro oscuro nel cercare di frenare
l'invasione in pronto soccorso e quindi con tutte le sue forze riesce quantomeno a fare da filtro per evitare di intasare pronto soccorso e occupare posti per malattia. Possiamo dire che il livello di intensità di cura di questi pazienti è un livello medio-basso e questo non è un caso perché sostanzialmente c'è un piano strategico coordinato appunto dal professor Castelli che ha optato per ricoverare pazienti più gravi con instabilità emodinamica, con insufficienza respiratoria, pazienti che hanno bisogno di ventilazione non invasiva e di ricoverare questi pazienti presso la struttura centrale, il presidio centrale di Brescia. Voi sapete come la malattia possa virare anche repentinamente verso forme più gravi che comportano grave desaturazione, insufficienza respiratoria, e spesso questi pazienti finiscono per aver bisogno dell'intubazione orotracheale e quindi del ricovero in una terapia intensiva. Voi sapete che a Gardone non c'è un vero e proprio reparto attualmente di terapia intensiva, ma per tranquillizzare la popolazione che ci ascolta, faccio presente che abbiamo comunque un validissimo organico in presidio fatto da 7 medici, anestesisti e rianimatori che sono assolutamente in grado di coprire 24 ore su 24 con una guardia attiva tutte le esigenze e le necessità per i pazienti che si aggravano. In modo particolare abbiamo il responsabile di questo servizio che è la dottoressa Faletti, che ancora una volta è, come nella prima ondata, un attore protagonista perché funge da referente, da coordinatore con il coordinatore di Brescia. È stata creata questa figura di bed manager con il quale lei si rapporta e prevede quindi il trasferimento dei pazienti più gravi che si stanno magari stanno andando incontro a un'instabilità clinica, prevede a trasferirli a Brescia e ad accogliere invece i malati che risultano più stabili dal presidio centrale verso il nostro presidio. Allocare i pazienti all'ottavo piano è stato reso possibile grazie a un sacrificio dei colleghi della chirurgia e dell'ortopedia, dei due reparti diretti, quelli di chirurgia da dottor Ronconi e quelli di ortopedia da dottor Guizzi, che si sono trasferiti al sesto piano. Chiaramente anche in questo caso siamo andati incontro a una modesta contrazione dei posti letto, ma quello che importa è che le due unità operative continuano ad essere comunque operative da un punto di vista chirurgico e operano i pazienti che hanno bisogno di interventi urgenti e continuano anche ad operare quei ricoveri cosiddetti a bassa intensità chirurgica, quei ricoveri che vengono fatti in una giornata in regime ambulatoriale, sempre in piena sicurezza, perché anche in questo caso i pazienti vengono ampiamente screenati attraverso un tampone che viene fatto nelle 48 ore prima e quindi i pazienti giungono in reparto assolutamente puliti. Non c'è solamente chiaramente la chirurgia e l'ortopedia ad avere un'area allora pulita, ma esistono anche gli altri reparti che sono assolutamente operativi. Mi riferisco alla cardiologia diretta dal dottor Pagnoni, che si occupa anche del reparto di riabilitazione cardiologica. Continua a funzionare a pieno regime il laboratorio centro analisi diretto dal dottor Negrini e anche il servizio di diagnostica per immagini, ossia la radiologia, diretta dalla dottoressa Cristinelli, che continua a fare esami per pazienti ambulatoriali, pazienti esterni, e continua nei suoi test di screening. È ancora attiva e noi speriamo di continuare a erogare prestazioni ambulatoriali polispecialistiche. Mi riferisco un po' a tutti gli ambulatori come quelli di endoscopia digestiva, agli ambulatori di cardiologia, gli ambulatori di ipertensione arteriosa, di epatologia, agli ambulatori di diabetologia, oltre che il servizio importantissimo per la nostra valle di ematologia ed oncologia, chiaramente allocato in un'area estremamente protetta perché questi sono pazienti e assolutamente fragili. È chiaro che le visite anche ambulatoriali hanno subito un pochettino degli allungamenti, dei tempi dilazionati per la visita che sono legati alla necessità di non creare assembramenti, soprattutto nelle sale di attesa, creare quindi il giusto distanziamento e anche per garantire una corretta sanificazione degli ambienti tra una visita e l'altra. Molti ambulatori si sono già attrezzati per quanto riguarda la telemedicina, la telerefertazione. Faccio riferimento in modo particolare al nostro ambulatorio di diabetologia che ha storicamente tantissimi pazienti, liste d'attesa molto, molto lunghe, e questo grazie all'opera del dottor Ragni, che è responsabile del servizio di diabetologia, e la dottoressa Barcone, riusciamo a far fronte a certe esigenze controllando i pazienti da remoto.
Concluderei semplicemente con una annotazione che per me personalmente è abbastanza dolorosa, è quella che però credo vada rimarcato e che la popolazione deve sapere, che continua il divieto di accesso per quanto riguarda le visite dei parenti alle sale di degenza, e questo purtroppo anche per quanto riguarda le aree pulite, ma questo è un provvedimento che si rende necessario, non possiamo permetterci di contaminare i nostri pazienti con persone che non possono essere chiaramente tutte screenate. Questo, ripeto, sembra un atteggiamento anche crudele. A noi personalmente dispiace moltissimo sapere che un paziente non può ricevere la visita del proprio caro, e chiaramente diventa molto crudele anche per i parenti stessi non poter venirlo a trovare. E da questo punto di vista devo dire che c'è davvero un grandissimo impegno profuso da tutti i nostri operatori, che tutte le mattine, terminato il giro visita, riescono a ritagliarsi tempo che è sempre più prezioso per telefonare ai parenti, cercare di sollevarli. Questo a volte avviene anche attraverso delle videochiamate, grazie a strumenti che ci sono stati forniti gentilmente dalla nostra azienda. Ecco, io volevo fare proprio una breve panoramica su quello che è l'organizzazione attuale del nostro reparto, e quindi mi fermerei qua. Grazie dottor Crippa per la chiara relazione, perché ci ha illustrato bene lo stato dell'arte all'interno del nostro presidio ospedaliero. Dottor Crippa ci ha ribadito che il presidio ospedaliero continua a lavorare, non si è fermato, ha fatto spazio a un po' di pazienti Covid, dei quali, come ci ha riferito, i nostri triumplini, diciamo, i nostri cittadini del territorio sono veramente in un numero esiguo, non perché non ci siano positivi, ma perché quelli che hanno bisogno di ricovero non sono molti. Aggiungo, per dimenticanza sua, che anche oltre a tutte le strutture che stanno continuando a lavorare, anche il servizio riabilitativo continua a lavorare, e quindi tutti i pazienti operati da noi o del territorio che hanno bisogno di una struttura riabilitativa hanno comunque a disposizione anche il servizio del presidio. E quindi abbiamo visto come ospedale e territorio siano assolutamente importanti e debbano essere collegati per far fronte alla pandemia. Il dottor Crippa, che ringrazio per la sua grande professionalità, è stato veramente una figura molto importante anche nella precedente picco pandemico, e lo è tuttora, e collegato e sotto la direzione del professor Castelli ha avuto veramente un ruolo molto importante e molto definito. Quindi li ringrazio entrambi per la grande utilità che hanno avuto per il nostro presidio e per i nostri ammalati. Chiamerei ora in causa la dottoressa Anna Maria Indelicato, direttore sociosanitario della nostra ASST Spedale Civili di Brescia, che ci illustrerà la situazione del territorio. Prego, dottoressa Indelicato. Va bene. Buonasera a tutti, buonasera a nome del direttore generale della SST Spedali Civili, il dottor Massimo Lombardo, di tutta la direzione strategica. Incomincerò con un'affermazione forte. Covid ci ha cambiato anche il nostro modello organizzativo. Si sente? Sì. Ha cambiato anche il nostro modello organizzativo, sia all'interno dell'ospedale, sia sul territorio. Se nella prima fase di Covid, e sto parlando di marzo-aprile, ci siamo occupati soprattutto l'emergenza legata alla parte ospedaliera, poi vi dirò che il territorio è già nell'ospedale, ecco, successivamente abbiamo iniziato delle azioni territoriali molto forti. Nelle azioni territoriali già il dottor Crippa ha già parlato dell'ambulatorio, perché è una componente territoriale. Abbiamo modificato, ad esempio, il nostro modo di agire. Noi ad oggi abbiamo fatto più di 30.000 visite o consulenze in telemedicina. Potenzieremo anche questa attività con una piattaforma specifica che ci renderà ci dirà la Regione Lombardia, per monitorare soprattutto i pazienti in comunione con i medici di medicina generale dopo le dimissioni. Abbiamo incominciato ad introdurre non solo il discorso del distanziamento, chiaramente se pensate che dal punto di vista ambulatoriale noi nel periodo Covid abbiamo bloccato più di 120.000 prestazioni. Abbiamo sempre garantito le U,
le differibili nelle 72 ore, le B e le prestazioni soprattutto non differibili, l'oncologia, la nefrologia, la mentole principali, l'ematologia, che non potevano essere rimandate al di là della categoria della prestazione. Non è stato uno sforzo semplice, perché chiaramente abbiamo, come vi ho detto, modificato le modalità organizzativo-operative. È chiaro che nella prima fase il territorio, ci sono state tante polemiche, ma il territorio non è solo SST. Noi abbiamo il governo del territorio, dell'organizzazione territoriale assieme all'ATS, quindi la medicina generale, tutte le altre strutture legate alle cure primarie, all'RSA e tutto quello che è successo. Il territorio ha tenuto poco, perché ci si è rivolti molto nei confronti dell'ospedale. Intanto abbiamo incominciato a tessere e abbiamo incominciato, ad esempio, ad aprire delle strutture territoriali per i tamponi. Io vado chiaramente, poi sono disponibile a qualsiasi domanda. Abbiamo iniziato il 23 di aprile, quindi ancora nella prima ondata ad aprire nella sede del liceo Leonardo e poi anche a Gardone abbiamo fatto alcune cose. Il discorso dei tamponi rivolti ad esempio uno screener a tutti gli operatori delle istituzioni. Siamo stata l'unica SST, abbiamo fatto tutti i comuni, la protezione civile e via dicendo. Abbiamo garantito chiaramente i tamponi nei confronti dei cittadini, i tamponi che ci venivano man mano chiesti. Se pensate che noi abbiamo dovuto aprire tre sedi, la prima sede, come vi ho detto, è il liceo Leonardo, la seconda sede è stata Brescia Forum, che abbiamo dovuto chiudere il 25 di settembre, perché riaprivano le manifestazioni fieristiche. Grazie a Aiutiamo Brescia abbiamo aperto una mega struttura nella cosiddetta area degli spettacoli viaggianti. Aiutiamo Brescia ci ha finanziato. Se voi pensate, il Comune di Brescia ci ha dato il sito. In tutta questa attività, a partire dal 23 di aprile, abbiamo già fatto per i cittadini quasi 63.000, anzi questa sera, perché visto che ne stiamo facendo 1.000 al giorno, stiamo viaggiando con stasera 64.000 tamponi. Solo dal 26 settembre abbiamo fatto 20 tamponi rivolti soprattutto richieste, non solo di privati, ma i medici di medicina generale e legati ai pre-ricoveri, le scuole che hanno un accesso libero. Ma non voglio tediarvi ad elencare queste attività. E questa attività e questo centro che noi abbiamo in via Morelli si chiama Centro Territoriale di Prevenzione e Monitoraggio Covid, quindi un significato molto importante. Chiaramente troviamo delle positività, poi il professor Castelli vi ha già dato alcuni dati epidemiologici significativi, positività anche molto importanti sulle segnalazioni dei medici di medicina generale. Ma questo che cosa vuol dire? Che se noi scopriamo dei positivi, che possono essere anche posti sintomatici, possono essere già nel territorio curati con i medici di medicina generale, con le USCA. Siamo il primo esempio italiano, ma non perché mi voglio vantare, poi parlerò anche di Gardone, dove abbiamo utilizzato questi medici che in sostanza collaborano con i medici di medicina generale e abbiamo costituito un ambulatorio USCA dove vengono fatte ecografie, prelievi, teleconsulenza, ad esempio con infettivi, teleinvio di ECG con il nostro ospedale. E questo è stato il primo passo. Quando ho visto l'esempio dell'esercito a Milano, ho detto che noi forse, perché siamo bresciani, parliamo poco, ma facciamo di più e siamo molto sodali tra di noi. Lì abbiamo peraltro, e questa è la novità, che abbiamo su Gardone, dalla settimana prossima verranno dislocate all'interno del presidio di Gardone nel vecchio ospedale i cosiddetti medici USCA, che sono unità speciali di continuità assistenziale. Sono coloro che collaborano con il medico di medicina generale e si integrano con il medico di medicina generale. Quindi abbiamo comunque cambiato il modo di procedere. Peraltro su Gardone abbiamo sperimentato soprattutto, visto che voglio focalizzarmi su Gardone,
in particolare, visto che il pubblico comunque è della Valtrompia, dove voglio precisare, ho anch'io delle piccole origini, perché mia nonna era di Gardone Valtrompia, quindi un piccolo del mio sangue sta nei confronti di questo territorio. Da tempo abbiamo sperimentato, ad esempio, sia a livello di pronto soccorso, sia a livello delle dimissioni protette dall'ospedale sul territorio, l'integrazione tra i vari servizi territoriali. Chi esce da Gardone e dal 2 di novembre, chi esce da tutti gli ospedali della nostra azienda, avrà una continuità. In che senso? Potrà essere chiaramente trasferita in altre strutture se necessaria, essere comunque aiutata attraverso comunque il supporto e la collaborazione con il medico di medicina generale per l'invio verso le prestazioni di ADI, UCP-DOMA o ADI COVID, quindi garantendo questa continuità. Il modello Gardone è stato clonato poi dal 2 di novembre nell'ospedale principale e in tutti, anche nell'ospedale di Montichiari, in tutti i nostri 4 ospedali, compreso l'ospedale dei bambini. Quindi la tenuta territoriale, a mio giudizio, senza nulla togliere all'ospedale, perché chiaramente ha bisogno di terapie, diciamo, intensive o comunque di un supporto clinico importante, deve recarsi in ospedale. Ma la tenuta chiaramente dell'ospedale e la tenuta del territorio garantirà forse di dare più sicurezza e più continuità dei pazienti nei diversi livelli di cura. Vorrei anche spendere alcune altre parole. Unibene è chiaramente stata anche, ha avuto il nostro patrocinio, ma anche stasera Unibene ci dimostra come il concetto della prevenzione, visto che io sono specialista in igiene e medicina preventiva, non sono un epidemiologo come il professor Castelli, ma Unibene sta svolgendo un ruolo anche importante che stasera, informare, formare, far capire l'importanza, come ha detto il professor Castelli, dell'utilizzo non solo dei dati, ma dell'utilizzo delle mascherine. È un momento importantissimo di educazione alla salute. Altri importanti interventi che abbiamo fatto è stato, ad esempio, per la Valtrompia, il rapporto con Civitas. Civitas da anni ha acquisito i consultori della vecchia AS. Civitas comunque ha da sempre un rapporto con noi paritario. Ne è un esempio l'iniziativa di Civitas sul supporto psicologico, che comunque è già integrata sul supporto psicologico che noi diamo ai nostri degenti, comunque quelli che vengono dimessi, con lo stesso supporto psicologico che Civitas garantisce sul territorio che vi è stato presentato dalla dottoressa Cancarini. Questo anche stasera, visto che poi abbiamo avuto una fase preliminare prima di incontrarci tutti assieme, verrà ulteriormente sviluppata, perché non ci siano duplicazioni di servizi, ma che ci siano integrazioni con i servizi. E questa è forse la forza di questa valle, una forza di una valle che è diversa dagli altri, perché l'integrazione ospedale-territorio non c'è stata solo dopo Covid o col Covid, c'è sempre stata, è sempre stata una comunità integrata tra tutti i servizi, compresi l'RSA e tutto l'altro ambito sociosanitario e sociale. Poi io lascerei poi alle vostre domande per eventualmente altre integrazioni, o per non tediarvi o per darvi delle informazioni che per caso magari nei vostri confronti sono poco significative, quindi aspetto le vostre domande. Non so cosa ne pensi tu, Guizzi. Ringrazio la dottoressa Indelicato, oltre che per la chiara esposizione piena di contenuti che ci fa capire quanto sia importante il rapporto fra territorio e ospedale, e ci ha confermato che in Valtrompia questo rapporto, questa rete c'è sempre stata, storicamente c'è sempre stata. I medici di medicina generale, ancora ai tempi del dottor Sandrini, quando c'era l'ospedale autonomo col territorio integrato, erano già un riferimento per la
intera nazione per progetti di sperimentazione e gestione degli ammalati, quindi è vero e confermo che questa storia c'è e appartiene al territorio. Ma oltre che per questo la ringrazio perché è una dottoressa che è sempre all'opera, lavora 20 ore al giorno, non si stanca mai e veramente dal cuore l'anima per il suo territorio e per creare queste reti. Quindi grazie veramente, dottoressa Indelicato. Allora, direi anche un'altra cosa, questi medici USCA che lei ha introdotto e che partiranno anche a Gardone sono utilissimi, ma anche qui devo dire che l'attrezzatura, gli ecografi che sono stati dati in dotazione a loro a Brescia, qua e anche in altri territori, sono frutto sempre della generosità di Aiutiamo Brescia, che ha comperato e acquistato ecografi per mettere a disposizione della ST per questa funzione. Quindi Aiutiamo Brescia continua ad essere una presenza fondamentale e importante per la nostra comunità. Darei ora la parola al professor Gianmaria Giraudini, che è presidente della conferenza dei sindaci di ambito. Prego, professor Giraudini. Grazie, buonasera a tutti. Direi che ancora una volta il connubio Uniben, Civitas, Ambito e Comunità Montana, oltre agli altri onorevoli presenti, ha dato l'ottimo risultato, credo atteso. Dico atteso perché in rappresentanza dei sindaci e dei comuni della Valle, mi fa tra l'altro piacere, scusate l'intercalare, sapere che parte di sangue della dottoressa Indelicato sia anche triumplino, quindi è un'ulteriore garanzia firmato col sangue, col sangue non si scherza, scusate la battuta, ma ci voleva, in quanto che condivido appieno la valutazione espressa, il giudizio espresso da parte del professor Guizzi che sono i meriti della dottoressa e per aver saputo mettere insieme delle persone talmente importanti, talmente capaci da far sembrare facile una cosa così complicata. Io vengo dal mondo della scuola e ho fatto tanti anni coordinatore, dirigente, eccetera, però vi posso garantire che stasera ho sentito degli argomenti difficilissimi spiegati nella maniera la più comprensibile possibile, la più semplice possibile, e sono questi il modo di fare didattica che arriva fino in fondo al cuore delle persone. Quindi veramente è stata, diciamo, un mixage di presentatori veramente eccezionali, presenti eccezionali indubbiamente, e ringrazio. Perché attesa? Attesa perché i commissari, i componenti dell'ambito avevano espresso nelle varie riunioni che teniamo nell'arco dei vari mesi, pre-Covid, durante il Covid e adesso, il desiderio di sapere qualcosa in più intorno a questa terribile malattia che ci ha reso diversi, che ci sarà ovviamente, come è stato detto dai vari docenti che sono espressi, un pre-Covid, un Covid e un post-Covid. Quindi, come dire, noi che veniamo molto dall'ambiente amministrativo, dei comuni, eccetera, che viviamo in prima persona e che tante volte siamo costretti a intervenire direttamente, se si vuole, per abbracci di tipo psicologico nei confronti delle persone malate, e altre volte dover imporre delle situazioni particolarmente rigide, cercando di vedere al di là dell'evidenza e cercando di fare, come dire, un progetto generale proiettato nel futuro, capite che avere ulteriori notizie e informazioni intorno alla nostra amata Valtrompi, ai nostri amati cittadini e ai gravissimi lutti che ci sono stati, non ci fa altro che piacere. Devo dire che gli amministratori, lo devo poi ricordare, del resto parecchia letteratura è stata fatta, si sono trovati all'inizio parecchio soli per quanto riguarda il modo di muoversi, il modo di agire, il modo di come dire, affrontare questa terribile tematica. Fortunatamente, e lo dico proprio col cuore, abbiamo avuto i medici di medicina generale che sono stati veramente degli angeli, secondo me, coraggiosissimi, che si sono infilati un camice con una protezione relativa, sono andati casa per casa coprendosi alla bene meglio il viso e cercando veramente da buon samaritani, da altruisti, interpretando anche a tratti da un punto di vista
di fede cristiana per chi ci crede, un'opera indispensabile. Dall'altra parte c'è stata una risposta forte e decisa, ma non avevo dubbi, non solo sui Triumplini, sugli ospedali d'Italia in generale, veramente commovente. Non mi viene un altro termine, perché credo che il volersi immediatamente, a prescindere dall'elevatissimo rischio, dalle tante persone morte e dagli infermieri, dai primari e via dicendo, l'assoluta, come dire, prontezza di risposta, ci sono, mi do per gli altri, io faccio il medico e come tale lo voglio fare fino in fondo, senza assenze, senza feri immaginari, dandomi direttamente per gli altri. Guardate, questa è stata una cosa, credo, incolmabile, fantastica. Me l'aspettavo come italiano, come triumplino, ma non me l'aspettavo di questa intensità. Quindi mi sento, a nome di tutti i sindaci che ho l'onore e il piacere di rappresentare, di dire un ulteriore grazie col cuore, dal profondo di me stesso, dei miei collaboratori, dei miei coordinatori, dei miei amici, insomma a tutte le persone, comprese le persone che stasera stanno spiegandosi, dopo mi taccio per non lasciarmi andare eccessivamente, che faremo le domande, che stasera hanno partecipato a questo importante convegno. Cosa dire? Sono convinto, mi auguro che ce la faremo sicuramente, non scrivendolo sui balconi, ma partendo da noi stessi. Certamente dovremo stare molto attenti e seguire quelle che sono le indicazioni in generale da parte, in primis, dei nostri medici e di tutte le persone che stanno dando se stessi per gli altri. Io la considero una cosa molto importante. Quando una persona si dà per un altro senza indecisioni, con uno slancio proveniente dall'interno di se stesso, credo sia inappagabile. Anch'io avrò, penso di riuscire ad avere qualche domandina da fare, e ringrazio l'ambito, ringrazio Civitas, ringrazio lei, professor Guizzi, ma ringrazio i relatori presenti stasera, perché in sostanza per la prima volta, a mio modo di vedere, ho sentito delle persone serie che hanno detto delle cose serie, che non hanno riempito gli spazi semplicemente per atteggiamenti estetici e basta, ma che ha fatto discorsi di una concretezza e di una comprensione veramente elevata. Quindi a nome di tutti i sindaci della Valle, grazie di cuore. Grazie professor Giraudini, perché sempre con la sua empatia e con la sua sincerità ci porta dei messaggi che sono molto chiari e di grande aiuto e di grande conforto. Devo aggiungere un'ultima cosa prima di passare alle domande, al di là che abbiamo più di 300 contatti, quindi devo dire siamo soddisfatti del risultato e dell'interesse che ha suscitato questo incontro, quindi più di 300 contatti superati non sono per niente pochi oggi. Devo dire che lavorando in ospedale periferico, sentirci parte di questa grande azienda che è l'azienda SSC di Ospedali Civili di Brescia, ci dà un grande conforto e un grande senso di protezione. Cioè avere alle spalle persone, professionalità, direzioni che ci possono guidare con la loro esperienza e il supporto di professionisti come il professor Castelli, che è qui con noi, che ci guida in tutto questo percorso, per noi che lavoriamo in ospedale periferico è assolutamente importante. Quindi anche per i nostri pazienti, devo dire, devono essere tranquilli che far parte di un'organizzazione così, di un ospedale, di un'azienda sociosanitaria così grossa, così importante e ricca di professionalità, è veramente un grande conforto. Passerei alle domande che sono state fatte, che ci vengono consegnate. Ci sono un paio di domande per il professor Castelli che gli vorrei subito passare. Allora, un ascoltatore ci chiede se il virus ha perso virulenza. E questa è la prima domanda che direi al professor Castelli prima di passare alla seconda. Quindi ci dice proprio se c'è un trattamento anche farmacologico più mirato, oltre alla richiesta proprio di sapere se il virus ha perso virulenza. Quindi farmaci
e virulenza. Com'è la situazione, professor Castelli? Dunque, tutti i virus del mondo, da sempre, col tempo tendono con una maggiore o minore facilità ad avere qualche mutazione. Però questo è un processo che prende mesi o anni e a mia conoscenza, salvo casi sporadici che pure sono stati segnalati, in mediamente la virulenza del ceppo oggi circolante in Italia è purtroppo simile a quella della prima ondata. Il fatto che si siano isolati e sono stati anche portati all'attenzione pubblica dei ceppi meno virulenti non significa che tutti lo siano. In un campo di trifoglio si può anche trovare dei quadrifogli, ma da lì a dire che siano tutti quadrifogli ce ne corre. E prova ne è che purtroppo, come sa Massimo Crippa e i miei colleghi infettivologi, internisti e pneumologi di Milano, noi vediamo oggi le stesse, purtroppo la stessa sintomatologia che vedevamo a marzo. Quello che è vero è che c'è stato nel periodo soprattutto di settembre, forse a inizio di ottobre, un'apparente minore espressività clinica, ma non perché il virus fosse mutato, ma semplicemente perché la maggior parte dei contagiati erano di età più giovane e di conseguenza, come ho detto prima, con una sintomatologia inferiore. Non perché il virus sia diventato su larga scala mutato, anche se ogni tanto qualche virus isolato in laboratorio può mostrare delle caratteristiche di maggior fragilità. Sotto il profilo della terapia, sì, non molto c'è, però oggi esiste almeno un farmaco che è ufficialmente registrato dall'EMA, che è l'agenzia europea, e dall'AIFA, che è l'agenzia italiana. È un farmaco oramai noto anche alle agenzie di stampa, si chiama Remdesivir, un farmaco antivirale. È un farmaco che va usato però soltanto in pazienti abbastanza in fase precoce e che può trarre anche giovamento e ausilio in maniera sinergica dall'uso ben controllato di cortisonici, il desametasone, in una fase più avanzata. Quindi oggi abbiamo qualche chiarezza in più anche sotto il profilo terapeutico. Sono in corso molti trial clinici che ancora ce ne daranno nel prossimo futuro. Grazie, professor Castelli. Un'altra domanda rivolta sempre al professor Castelli. Un ascoltatore ci chiede se il clima può influire in modo positivo o negativo su questo virus. E cioè dice, come mai la recrudescenza c'è stata adesso e non in agosto? E aggiungo io un'altra domanda. Ci sarà una terza e una quarta ondata? Allora, sul clima si è discusso a lungo. Quello che io posso dirle è che in laboratorio, ma parlo di condizioni di laboratorio, la temperatura e l'umidità hanno un'influenza sui tassi di replicazione virale. Però questo non spiega tutto, non spiega tutto. Noi sappiamo da sempre che le patologie a trasmissione respiratoria trovano una maggiore facilità di diffusione nei mesi freddi. E questo è attribuito in larga misura al fatto che quando fa freddo uno sta chiuso, e quando si sta chiuso si sta magari 10-15 all'interno della stessa stanza. Quindi non può darsi che esista una blanda componente protezione del clima, ma sostanzialmente sono le condizioni di tipo sociale che portano sì che nei mesi freddi si abbia una maggior tendenza all'essere in spazi confinati rispetto ai periodi estivi. Perché non è successo a settembre? Non è successo a settembre in Italia, in Francia invece questo è successo a settembre. Ce lo si aspettava però in un certo qual modo, perché l'incremento della curva dei contagi si conta solitamente nel doppio del periodo massimo di incubazione. Il doppio del periodo massimo di incubazione è 14 per 2 uguale 28. Fine settembre, fine agosto, fine delle vacanze, fine ottobre, infatti con l'inizio di ottobre è ripartita l'epidemia anche da noi.
Grazie Francesco. Una domanda per la dottoressa Indelicato, invece, che leggo testualmente. È stato chiesto ai sindaci di valutare se inserire nei COC, Comitato Organizzativo Comunale, i medici di medicina generale, per poter organizzare al meglio l'eventuale intervento di supporto territoriale all'emergenza. Cosa ne pensa? Pronto? Allora, sì. L'importanza di questi comitati organizzativi territoriali è talmente elevata che all'interno di SST Spedali Civili, visto che sono un componente dell'unità di crisi della prefettura, ci siamo fatti mandare tutti gli elenchi. Ne sono estremamente convinta, come ne sono estremamente convinta che ci devono essere presenti anche le SST che hanno il ruolo di integrazione. In questo momento non ho la disponibilità dei famosi 82 infermieri di famiglia, perché se l'avessi, comunque voglio dare la disponibilità anche di un confronto diretto di integrazione territoriale nei confronti della SST. Questa è un'integrazione importante del sistema delle cure primarie e di chi deve integrare tutta la rete a livello territoriale. Grazie Anna Maria. Un'altra domanda diretta alla dottoressa Indelicato. Ci chiedono se c'è in studio una PDTA di integrazione ospedale-territorio dedicata agli ospiti dell'RSA che devono accedere a prestazioni ospedaliere. Quindi se ci sono degli accordi, delle procedure che possano regolamentare bene l'accesso in ospedale dei pazienti dell'RSA. Allora, per le prestazioni. Io sono un componente, non ho capito bene. Sono un componente del sottogruppo di ATS delle Udo sociosanitarie. È una coincidenza, questo ve lo garantisco. Oggi io ho fatto un incontro con l'RSA per questa integrazione. Non lo sa ancora il professor Castelli, poi ci aggiornerò Francesco su quello che oggi ci siamo detti, che non è semplicemente il discorso delle visite, facilitare anche altri tipi di prestazione come il discorso delle commissioni invalidi, il discorso dei piani terapeutici. Quindi oggi noi abbiamo avuto il primo incontro con un gruppo che rappresenta l'RSA per vedere le loro richieste e che tipo di risposte possiamo dare noi. Allora, al professor Castelli ancora una domanda che vorrei fare io, cioè quando il tampone diventa positivo rispetto a un contagio? Abbiamo detto che può positivizzarsi e alcuni dicono 4 giorni dopo il contagio, alcuni dicono 6, alcuni 7. Vorremmo un po' di chiarezza anche su questi tempi, cioè una paziente che ritiene di essere entrato in contatto con un positivo e fa il tampone il giorno dopo, è giusto farlo il giorno dopo o è giusto farlo dopo 4 giorni, 5 giorni, 6 giorni? No, farlo il giorno dopo è del tutto inutile, perché troverebbe un tampone certamente negativo. Se io mi infetto oggi 6 di novembre, non è utile farlo 7, non è utile farlo l'8, non è utile farlo 9. Il tempo minimo è di 5 giorni, la positività del tampone raggiunge la massima probabilità al sesto giorno. Tenendo poi presente che non è che esista un numero magico, ogni persona è diversa dall'altra, e quindi diciamo tra il quinto e il settimo giorno è il momento in cui si ha la massima probabilità del tampone. Se io mi espongo oggi e faccio il tampone dopodomani e fosse negativo, questo non significa che io non sia contagiato. Infatti credo di aver interpretato una domanda che sta a cuore a molte persone, perché su questo argomento non c'era mai stata molta chiarezza da parte anche del mezzo di informazione. Ma vorrei sollevare sempre al professor Castelli un argomento che credo stia a cuore sempre ai nostri ascoltatori. Vogliamo parlare di vaccini? So che non c'è una risposta, però vorrei che i nostri ascoltatori avessero le ultime informazioni circa questo argomento. Sì, allora è difficile dare una risposta sintetica, però io alcuni messaggi sono: ovviamente il controllo delle malattie infettive, soprattutto di vasta scala come questo, passa dai vaccini, questo non c'è dubbio. Abbiamo eliminato il vaiolo col vaccino, forse ce la faremo con la polio col vaccino, e altre malattie le teniamo sotto controllo col vaccino. Secondo messaggio è possiamo averlo in tempi brevi?
Stiamo, non io in particolare, ma insomma il mondo scientifico sta facendo uno sforzo, oserei dire, senza precedenti, per testare, validare, provare la sicurezza, l'efficacia, eccetera, eccetera, ad un vaccino normalmente si parla di 3-4 anni, e parlo già di tempi straordinariamente brevi. Qui si vuole un vaccino rapidissimamente. Forse avremo dei prototipi di vaccino, perché ci sono almeno 145 sperimentazioni in corso, quindi tantissime, alcune più avanzate, altre meno. Quelle più avanzate, quelle che ogni tanto sentite parlare sui giornali, ci saranno le dosi a dicembre, a gennaio, marzo, aprile, quello che è quello in fase più avanzata, e è un vaccino che è stato fatto a tempo di record, e che induce sicuramente anticorpi nelle persone nel cui viene iniettato. Per cui, sotto il profilo della produzione di anticorpi nella persona vaccinata, credo che si possa avere una buona risposta. Quello che non si sa ancora è, o perlomeno non si sa ancora completamente, è quanto questi anticorpi diano un'immunità protettiva totale. E il secondo quesito a cui non abbiamo ancora una risposta completa è qual è la durata di protezione di questo vaccino. Ci sono vaccini che vanno rifatti ogni 2 anni, ogni 4, ogni 10. Ecco, noi non sappiamo quanto l'immunità indotta dal vaccino sia completa. Io sarei già contento che fosse molto ampia, anche se parziale, e soprattutto quanto dura. Queste sono le due incognite. Io mi aspetto che il primo vaccino, i primi due, siano resi disponibili, spero, ecco, all'inizio dell'anno, almeno le prime dosi. Quando saranno commercializzati in dosi di decine di milioni, come forse centinaia di milioni, come il mondo richiede, io questo non lo so. Ecco. Temo che ci vorrà ancora qualche mese. Però diciamo, spero di essere pessimista io. Grazie. Abbiamo infatti constatato anche in operatori sanitari che sono stati infettati durante la prima ondata che avevano il riscontro di anticorpi, comportamenti molto diversi. In alcuni casi abbiamo visto un aumento di questi anticorpi a distanza di qualche mese, in altri casi addirittura la scomparsa. Quindi questo effettivamente lascia dei grossi dubbi anche sulla loro durata e sul comportamento molto anomalo rispetto alla persona colpita. Abbiamo ancora un altro paio di domande, una per il dottor Crippa e una per il professor Castelli. Partirei con il dottor Crippa. L'ospedale di Gardone è pronto per un'eventuale nuova ondata di malati? E il personale medico e infermieristico come sta reagendo, ci chiedono? Dottor Crippa. Allora, sicuramente emotivamente credo che siamo stati tutti particolarmente colpiti nella prima fase. Io ricordo ancora infermiere del mio reparto, navigate in senso con grande esperienza, vederle piangere stravolte per un insieme di cose. Quindi credo che pensavamo e speravamo di non dover ripetere certe esperienze. La mia impressione, almeno per quello che anche oggi con il dottor Roncone abbiamo cercato di far capire al personale, è che se nella prima parte potevamo pensare di essere protagonisti di un'emergenza epocale che avremmo potuto raccontare magari ai nostri nipotini più avanti, oggi come oggi forse dobbiamo imparare a convivere con questa problematica. Non so cosa pensa il professor Castelli, ma non credo che la cosa sarà breve, credo che magari con un atteggiamento sinusoidale andremo e dovremo imparare a convivere con i pazienti Covid, forse anche per un lungo periodo. Credo che rispetto alla prima ondata abbiamo un meccanismo un pochettino più oliato, abbiamo imparato i percorsi, abbiamo comunque sempre avuto a disposizione i DPI, questi dispositivi di protezione per garantire la sicurezza anche dei nostri operatori. Io ricordo che nella prima fase pandemica, Gardone davvero ha adottato delle procedure tali per cui ci siamo infettati come operatori credo solo 6%, e quindi speriamo anche di ripetere in questa seconda ondata e avere sempre gli stessi accorgimenti. C'è un po' di scoramento, quello senz'altro, però vedo che personale anche molto giovane, nuovo, motivato, e credo che saremo assolutamente pronti. Dei colleghi miei in particolare con cui collaboro tutto il giorno
è inutile dirlo che sono veramente molto molto pronti, molto organizzati, molto motivati. Non ho mai avuto un motivo di screzio durante la prima fase, nonostante il nervosismo, la stanchezza. Credo che siano dei professionisti seri in grado di affrontare con serenità, se si può dire, anche la seconda ondata. Grazie Massimo. Al professor Castelli, un insegnante del nostro territorio, chiede come mai i bambini piccoli tra i 6 anni non si infettano. E aggiungerei una seconda domanda alla dottoressa Indelicato, al professor Castelli. Tamponi salivari, se ne parla, rappresentano un futuro nella diagnostica? Allora, io non direi che bambini tra i 6 anni non si infettano. I bambini tra i 6 anni non si ammalano. Non è l'unico e non è il primo esempio di malattia infettiva dove, se contratta in età infantile, non ci sono sintomi. L'epatite A si comporta esattamente nello stesso modo, malattia diversa, per carità, si trasmette in modo diverso, ma il concetto è uguale. Sui bambini tra i 6 anni c'è stato, sui bambini piccoli, c'è stato un lungo dibattito internazionale piuttosto se bambini contagiati, pur non ammalandosi, siano in grado di emettere un numero di particelle virali tali da contagiare gli altri. Allora, questo è possibile, che bambini anche piccoli contagiati, non ammalati, siano in grado di emettere particelle virali. Purtroppo questo è una verità, magari a livello inferiore, ma questo avviene. Il problema dei bambini tra 6 anni è che l'impegno che io posso richiedere ai giovani, agli adolescenti, a quelli più giovani di me, a quelli della mia età, nel tenere mascherine del distanziamento fisico, mi rendo conto, anche perché io sono marito di insegnante di scuola media, ma insomma di ragazzi giovani, è molto più difficile chiedere a un bambino di 3-6 anni di tenere la mascherina e di non giocare con la persona mia. Il suo amichetto, ecco. E quindi questo è effettivamente un problema serio. Serio, insomma, da tenere in considerazione, ma non direi che non si contagiano, direi che non si ammala. La seconda domanda qual era, Piangelo? I tamponi salivari rappresentano un futuro nella diagnostica rapida o sì, ancora non si può dire? Non si può dire. Direi che il tampone salivare è una cosa molto promettente, l'hanno sperimentato anche allo Spallanzani di Roma. La saliva è certamente molto più facile, diciamo così, da raccogliere con un tampone che non il tampone nasofaringeo, che detto per esperienza personale è anche un po' fastidioso. Non è ancora ben definito il grado di sensibilità di questi tamponi. Per cui non dico che non siano utili, io spero che si arrivi a trovare tecniche che riescano a prelevare il virus dalla saliva, che ripeto ha delle sostanze antimicroorganismi che ha proprio interno, per cui io penso che nel breve periodo si possa arrivare a un prodotto che sia soddisfacente. Ecco, quello attualmente disponibile però mi sembra che ancora non sia validato e non possa sostituire il tampone nasofaringeo al momento attuale. Però è promettente, certo. Grazie. Anna Maria, volevi aggiungere qualcosa? Ora, chiaramente il professor Castelli è più esperto di me. È vero, AIFA sta cercando di validarli, sono più rapidi, però deve essere chiaro che in questo momento l'unico test per la diagnosi è il test molecolare. Ecco. Poi non so, Francesco, se il professor Castelli la pensa diversamente da me. Chiaro che peraltro in questo momento anche sul test molecolare noi siamo abbastanza rapidi, pur facendone 1000 al giorno, perché questa è la media che stiamo facendo, oggi ne abbiamo fatti 1200 circa, con il nostro laboratorio abbiamo risposte rapide e i percentuali certe, ecco, questo deve essere chiaro. Poi se si trovano poi modalità più semplici, con risposte più immediate, e con interventi di sanità pubblica più immediati, ben venga tutto il resto, ecco. Grazie. Peraltro devo aggiungere anche un altro commento. Abbiamo avuto un riscontro da parte di molti pazienti che sono stati al centro
giù a fare il tampone e si complimentavano per la perfetta organizzazione, la mancanza di perdita di tempo, assolutamente veloci, rapidi, molto ben organizzati, e quindi questo, facendo più di 1000 tamponi al giorno, credo che sia veramente un altro aspetto che va comunque citato ed evidenziato. Un'organizzazione direi pressoché perfetta. Abbiamo visto i telegiornali, code interminabili in altre zone, e qui da noi con tamponi assolutamente il doppio o il triplo di quelle zone abbiamo avuto un'organizzazione perfetta. Forse il professor Giraudini aveva un'ultima domanda da fare, poi io eventualmente chiuderei. Gianmaria? Non c'è l'audio? Ecco, sì. Domanda è già stata in parte risposta, no? La tempistica e l'attesa del vaccino, vedo che il professor Castelli ha risposto molto molto bene, indubbiamente. E l'unica perplessità che mi rimane è, non so, professor Castelli, non è una critica, ma sicuramente ogni canale televisivo che vedi trovi l'esperto che ti racconta la sua, no? mi passi il termine molto triumplino. E questo secondo me crea indubbiamente allarmismi, va bene, nelle persone particolarmente sensibili, anziane, penso a mia madre, no? Che si allerta alla sua veneranda età, ma crea anche confusione, insomma, no? Nella sua esperienza non c'è una forma di coordinamento in maniera tale che non sia un esperanto ma una lingua unica, insomma, che si parli tutti insieme più o meno, perlomeno, utilizzando la stessa terminologia e magari la stessa strada come tipo di indicazione? Guardi, professor Giraudini, io non potrei essere più d'accordo con lei. Condivido, mi astengo dal commenti, perché io rispetto le opinioni di tutti i colleghi e ne rispetto le competenze. Però posso dirle che la sua preoccupazione è esattamente quella della Società Italiana di Malattie Infettive, che non più tardi di 5-6 giorni fa ha emesso un codice di autodisciplina nella comunicazione scientifica, proprio per ricordare quello che lei diceva. Non voglio fare altri commenti, sono d'accordo con lei. Credo anche una cosa, professore, nella ricerca scientifica si possono avere idee diverse, questo anzi è il sale della discussione, del dialogo, della progressione. Non è questo che mi ha spaventato. Quello che mi ha spaventato e che mi ha irritato e che mi ha infastidito sono i toni e le accuse reciproche. Io posso non essere d'accordo, adesso c'è qui Massimo con cui siamo amici, posso non essere d'accordo su Massimo Crippa su una cosa. Ma un conto dice, ascolta Massimo, io la penso così sulla base di questo e questo elemento. E Massimo mi può rispondere, ascolta Francesco, io la penso in modo diverso sulla base di questo e questo. Questo è un dialogo civile, questi sono i dibattiti che hanno fatto la scienza, questi sono i cenacoli che hanno portato avanti con la conoscenza e il sapere. Quello che abbiamo visto sui nostri telegiornali invece è stato un tipo di dialogo differente, che personalmente io non ho condiviso, mi ha fatto soffrire, e sono lieto che la società italiana abbia sentito il dovere di emanare un codice di autodisciplina. Grazie. Allora, direi che questa serata è stata veramente proficua, interessantissima. Ci hanno seguito numerosissimi gli abitanti del territorio. Direi che potrebbe anche essere possibile che, se ce ne fosse l'occasione, potremmo anche ripeterla più avanti per fare un aggiornamento sulla situazione sempre nel territorio, nella nostra provincia, e chiedendo naturalmente la disponibilità dei relatori di stasera. Ringrazio assolutamente la dottoressa Dalola e tutto il suo staff di Civitas per aver organizzato così bene questa serata e per averla stimolata. Ringrazio il presidente della Comunità Montana Massimo Ottelli per la sua presenza e per averci ospitati qui.
la dottoressa Cancarini e i relatori della nostra azienda, la dottoressa Anna Maria Delicato, il professor Francesco Castelli e il dottor Massimo Crippa. Grazie di cuore veramente anche a Giraudini che ha rappresentato la vicinanza di tutta la nostra comunità. Grazie veramente e credo sia stata un'occasione per chiarire tante cose che molti cittadini non avevano molto chiare. Grazie, a presto. Grazie. Bene.